Piccoli anceli, piccoli Valar, e umani, nani, orchetti ed elfi, popolo di poeti, di eroi, di navigatori, tutto vero come vedremo. Benvenuti nei riassunti accuratissimi del Silmarillion. I riassunti. Avrei potuto fare un video unico di 10 ore, record de Arda. Primo a farlo tutto insieme, ma se rivedevamo a fine anno. Riassunto che mi tocca fa senza una base, tra l'altro. Mica ci sono i film, anime, serie TV. Non ci so serie TV. Lo farò tutto a mano, montando tutte cose prese da tutte parti. Guglielmo del Trono. Ma dovevi fare le due torri? Le due torbelle? Sì, lo so, ma questo c'entra. Sempre de sto mondo parliamo, così siete contenti. Oh, le dovete sapere ste cose. Non c'è capito niente de Lo Hobbit, del Signore del Muorello, de niente. Io mi stavo a leggere il Silmarillion per prepararmi propedeutico ai due torri. Non volevo fare assunto, ma più leggevo, più mi rendevo conto che prima ero cieco, adesso so slavo. Bisognava farci un video, perché tanto tutte le date che avevo detto qua sono nate a Night, il cuore del regno. Ma questa è la vita, io ci provo e quella mi succede intorno, tacci su qua. Ma sarà bello per chi ha visto solo i film, ma anche per chi ha letto, virgolette, il Signore degli Anelli. Perché tanti nomi cicciano fuori e tu sentendoli farai, ah, vedi, questa è la storia sua. Mo vedi. Tenendo sempre bene a mente, però, che io sono uno che si è letto e appuntato, quindi ci si mette un po' di più, tutto il libro. E che ne parla? Con la gioia di un bambino che scopre una cosa nuova. Non sono un esperto, ce ne sono su YouTube molto più di me. Mi sono scritto le cose mie, quelle che mi hanno colpito, e ci ho memato. E butto tutto fuori, così che voi possiate incuriosirvi e andare a leggerlo, ok? Sbaglierò qualche pronuncia, sicuro. Ok? Spero di no, ma ok? Silmarillion! Opera mitopoietica, eh? Di John Ronald Reuel Tolkien, a cui ha sempre lavorato dal 1917 fino ai suoi ultimi anni di vita. Il Silmarillion è la sua opera magna vera. Lo scrive da quando ha iniziato a saper scrivere. Sai quei sogni che hai da bambino di voler fare le cose? Sì, questo paese te l'ammazza, ma per un attimo sogna. Mo è il mangaka. Per lui erano questi mondi fantastici, di cui Lo Hobbit e Lothr sono solo emanazioni, storielle. E ci ha messo pure tutta la sua passione per le lingue, come dice nella sua letterina a Milton Waldman, un editore amico suo. E ha creato anche queste lingue, di cui era appassionato, e le ha usate per creare tutti i nomi dei personaggi e dei luoghi, che sono in elfico, Quenya o Sindar. Due lingue, per esempio Ghul, amici napoletani, no, ma avete capito, no, non è quello. De Minas Mor Ghul, Dol Guldur, che vuol dire Ghul? Stregoneria, magia. Mor non è seguito da Tacci, vuol dire oscuro, quindi Morgul, stregoneria oscura. Tutto così. E scusa se è poco, piano piano ve li dirò qualcuna. Eppure i nomi dei posti della gente non li dirò tutti, proprio mai. Non dirò ogni volta tutti i territori che attraversa personaggio X, che se ripetono ancora e ancora ogni volta con nome diverso. Non li dirò mai tutti, mai, perché io e voi diventiamo scemi. Qua se famo male coi nomi, regà. Mette tutto insieme è stato più difficile de Sparta. Ma E allora imbocchiamo nella storia degli elfi, perché gli elfi so quelli che ama Tolkien di più. E questo libro è diviso in 5 parti. L'Ainulindale. Cioè, lo vedi, te fa male la capoccia solo a leggerlo. L'Aulindale, la genesi di Arda, questo mondo, di cui fa parte la Terra de Mezzo. Mica ci sta solo quella, se si chiama de Mezzo c'è un motivo. Il Valaquenta, la presentazione dei Valar e dove cominciano a fa botte con Melkor. Il Quenta Silmarillion, la parte più cicciotta, dove si narrano di tutti gli eroi, poeti, navigatori e i Silmarilli. E questo è il Silmarillion vero e proprio. Ma nel libro ci sono anche le altre robine, prima e dopo. Come? La Calabeth, la seconda era, con l'ascesa e caduta di Numenor, e la parte degli anelli del potere e della terza era, che spoilera tutto Lo Hobbit e il Signore degli Anelli. E già la prima cosa che mi ha colpito, te lo dico subito, è che i capitoli iniziano tutti con di o del o dei, la volontà della di, tipo del Beleriand e i suoi territori, dei Sindar, di Beren e Lúthien, preposizioni gang, tipo l'episodio di Friends, che in inglese iniziano tutti con the one. Ma tu
guarda il caso, The One with the Thumb, The One with Pippo Baudo. L'intento di Tolkien era unire mito e fiaba. Mito perché soffriva la mancanza di miti inglesi. Ma come, i certi non so propriamente inglesi. Ma dai, Re Artù! E lo sapevo che lo dicevi. Sì, l'abbiamo assimilato, Re Artù. Ma è associato alla Britannia, non proprio agli inglesi. Vabbè, sì, dai, proprio. Gliel'ha fatta unirli e a veder pubblicata la sua opera? No, purtroppo Tolkien morì, non a Moria, e fu pubblicato 4 anni dopo, messo insieme dal figlio Christopher, insieme a Guy Gavriel Kay. Pensa che Tolkien voleva pubblicare tutto insieme. Corsione da anelli, l'Hobbit, come una grande saga dei gioielli e degli anelli tanto belli. E ha sempre detto che si è limitato a scrivere cose che erano già lì, nel suo cervello, nel suo pensiero. Non aveva la pretesa di inventare, come Michelangelo, che toglie l'eccesso. Una storia di chi vuole essere padrone della sua creazione, senza sapere che esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. E così si ribella al suo creatore. Una guerra di creazione contro dominio. Cosa sono, per esempio, le creazioni degli uomini? Le macchine. La macchina è il corrispettivo moderno della magia, cioè l'affidarsi a qualcosa di esterno e non sviluppare i tuoi talenti interiori. Infatti il nemico è il signore della magia e delle macchine, perché appunto pensa al dominio, non alla creazione. Ecco perché Galadriel non la prende bene quando gli Hobbit dicono che la sua è magia. Ah, quella è dei nemici! La mia è creazione, è arte, come Silmarilli. Ma perché? Che vuol dire Silmarilli? Splendore di luce pura. I simboli massimi della subcreazione, dell'arte, degli elfi. E questa luce è l'essenza primordiale dell'universo stesso, la fiamma imperitura. E la sua massima espressione è proprio l'arte. Non scissa dalla ragione, che vede il mondo sia in modo analitico che immaginifico, e dice: che bello! Questa è la storia degli elfi e la loro caduta, che diventano possessivi verso le loro creazioni e si ribellano persino agli dèi per ripiasse ciò che è loro. Fine della premessina, lunghettina record. Poteva essere di più. Vai con la prima storia, la Enulindale, cioè la musica degli Ainur. Una musica può fare il mondo! Perché in principio c'era Eru Ilúvatar, che vuol dire Allfather. Ma il soprannome d'Odino? Sì, c'è pure della mitologia finnica, norrena, cristiana qua dentro, sì. Infatti lui è Dio ed è da solo. Che palle, Tyr! Allora crea gli Ainur! Coloro che sono santi. Possono essere visti anche come gli angeli, che cantano col dio, ma so più dei alla fine. Però Aina vuol dire santo, quindi fate voi. E sono la progenie del suo pensiero. Che Palentir uguale! Che famo? S'ha appena detto, cantamo! Ainulindale, 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 Ainulindale. Ognuno cantava la parte sua, perché ognuno poteva vedere solo la parte del pensiero di Eru da cui proveniva. Pensiero stupendo. Quel pezzettino de spartito. Quindi all'inizio cantavano ognuno per i cazzi sua, presentendo la poesia che sgorga dal mio lessico, che si confà si fatta opera. Ognuno per i cazzi sua. Eru, una cosa devi fa, dirige. Ma tutti insieme, piano piano, sentendo l'altri che s'aggiustavano, si comprendevano sempre di più. Ah, ma perché rappresenta la natura che si intreccia, ma che bello. Tutte ste storie sono metafore, critiche socialissime. Vedrai, poi Eru li chiama in esame. E loro di questo erano felici. Non gli dicevano cose tipo: ma oggi andavo avanti col programma. Tema. Vado io. Ma che bello. Wow, incredibile. Banda de leccaculi. Fateci una canzone. E mi raccomando, rimanete sul pezzo. Per pezzo musicale. Potete improvvisare, ma pochissimo. Dai. E tutti insieme cantarono in armonie che si intrecciavano. Mai melodia più bella e grande sarà più fatta dagli Ainur. Che ve siete persi, dovevate via i biglietti. Ma non l'hanno pubblicizzato, non c'era nessuno. E questa musica si diffondeva nel vuoto. Anche se dicono che quella della fine dei giorni sarà proprio il main event ancora meglio. C'è ancora tempo, rimediate qualche maglia bagarino. Questa è una cosa che per tutto il libro mi ha fatto ammazzare le risate. Perché ogni volta che esce qualcosa, una spada. Mai più spada sarà così figa. 30 pagine dopo creano un'altra spada. Mai più spada sarà più affilata. Oppure qualcuno fa un'impresa e nessuno mai riuscirà più a raggiungere, a compiere, tranne un
sempre. Vedrete. Eppure qua, quindi, la musica più bella, tranne quella finale, dove capiranno tutti il loro posto nel mondo, accedendo ai pensieri di Lúvatar e ricevendo il fuoco segreto imperituro. E vabbè, per adesso si canta. Ma so appena nati e già ci sono problemi. Uno, te l'ho detto che c'è proprio uno, comincia a stufarsi, comincia a stonare. Quello è Melkor. E basta con sto tema. Ma no, è tanto bello. Voglio metterci qualcosa di mio. Voglio creare. Sti giovani capiscono niente di musica. Fatemi fare da solo. Egoista. Ma questi sono i classici litigi da band di garage proprio. Egoista che non ci sta a sentire nessuno. Siamo circondati da niente. Non ha senso manco esibisse. Ma famolo qualche pianeta d'ufratte, una fontanella. E se aspetti, queste sono le prove. Io so quello più figo di tutti. In voi scordate. Sor cantante. Ok, Lucifero. Perché lui è Lucifero, sì. E comincia a improvvisare. Gli Ainur intorno a lui, Porelli, persero il filo. Ma si può lavorare così? E alcuni cominciarono ad andargli appresso, finché nubi di tempesta e dissonanza arrivarono fino al trono di Lúvatar, che sorrise. Vabbè, vi siete divertiti. Nuovo tema. Ma è quasi uguale a quello di prima. Non ti sai rinnovare? Allora Lúvatar non ride più. Punto sul vivo. Mentre gli altri Ainur ormai stavano quasi tutti zitti ad assistere alla scena, scoprono il pettegulezzo. Senti che se stanno a dire. E vabbè, dovrò rimettere un altro annuncio in bacheca. E qua Eru tira fuori la hit. Terzo tema. Solenne, che si carica sempre di più, con l'aggiunta che tutto quello che produceva Melkor si adattava perfettamente ad esso, come integrandosi nella sua struttura. Freebooter. Ok, mo Lúvatar era veramente incazzato. E la musica, gabinetto con accento, cessò. Basta, sapete giocare. Dai! Vabbè, ve faccio vedere che avete combinato. E che sia da monito per voi, che pure se ci provate a cambiare le cose mie, non farete altro che renderle migliori. Melkor provò vergogna, che 30 secondi dopo si trasformò in rabbia. Che abbiamo creato? Ti è becca! Un mondo sferico in mezzo al vuoto, con montagne, colline, fiumi, mari, laghi, nomi, cose, animali, città e sbalzi di caldo e freddo che esistono per colpa della stonatura di Melkor. Capito? E con esseri creati da Eru, ma diversi da loro! I primi figli e i successivi, gli elfi e gli uomini. Che bellini! Tutti li voglio schiavizzare, tutti! Ma ciò che piacque più agli Ainur, lo sai che fu? Fu l'acqua. Infatti si dice che l'eco della... l'eru. L'eco della musica degli Ainur si senta ancora nell'acqua. Vi piace? Ho fatta io! Ulmo, l'Ainu dell'acqua. Poi c'era quello dell'aria, che era Manwë, il più nobile degli Ainur. E Manwë e Ulmo, con le loro musiche insieme, aria e acqua, cosa creano nel mondo? La pioggia! E Ulmo e Melkor, acqua e freddo, i fiocchi di neve. Ulmo mica ci aveva pensato, nel pensiero riservato a lui da Eru. Caruccini! Hai capito come si sono create le robe nel mondo di Tolkien? Come i jutsu di Naruto, quando si mischiano insieme. Tecnica segreta, fiocchi di neve. E poi, buio. Questa era solo una visione della musica. Un progetto, una proiezione, una flashata. Lo volevo realizzare? Sì! Allora, ea! Questo comando sardo, che vuol dire vengano queste cose all'essere. EA. Opera creata. Perché cantano. E sta cosa mi è piaciuta tantissimo, che la creazione è legata al canto. Ecco perché il canto è importantissimo pure nel Signore degli Anelli. La parola in generale è importantissima per gli elfi. E il canto è l'arte della parola, se può dire. Eru tira la fiamma imperitura nel vuoto, creando arte. E chi ci vuole andare? Vada! È ancora disabitata, però. Quelli che avete visto arrivano dopo. Allora gli Ainur che scesero dovettero contenere la loro potenza. Molto anime sta cosa. E vennero chiamati Valar.
Val vuol dire potenze, le potenze del mondo. Come detto, ognuno con la sua sfera di competenze e senza nessun macellaio che gli scriveva sotto nei commenti: ne so più io su come si costruiscono i mondi, professoroni. Solo quelli scesi sui Valar, eh? Mica tutti gli Ainur. E non tutti gli Ainur sono Valar. Questi scesero e si misero a lavura preparando il mondo per l'avvento dei figli di Ilúvatar. Perché Eru gli disse tante cose, tranne una, no, due: il segreto della creazione e la natura dei figli di Dio. Loro sapevano solo che prima o poi sarebbero cicciati fuori. Non vedo l'ora, non vedo l'Eru. E gli fanno sto regalo prema man e prema elf, che è la costruzione del mondo. E chi se fece più il bucino furono Manwë, Ulmo e Aule, l'Ainur della terra. Queste vibes, la Power Ranger, 5 samurai. Ma Melkor, voleva tutto per sé. E Manwë, concepito come fratello di Melkor, fratello eterozipensiero. Hai capito? L'Ainur più nobile è praticamente gemello dell'Ainur altrettanto bello ma stronzo. Ma quindi c'è il gemello cattivo. Manwë gli disse: hell no. E cerca di tenerlo buono. Per fare gebotta ai futuri figli di Ilúvatar, i Valar dovettero vestirsi di corpi mortali, maschi o femmine. Ma perché hanno sesso? Stiamo veramente discutendo del sesso degli angeli? No, scelgono. Non entriamo in questi discorsi. Tolkien, progressista. Ma mentre stavano creando questo giardinone, Melkor regnava più e sbotta con la sua forma oscura, Kalasuar. Prima guerra dei Valar. Guerra, gli fai dispettini, Melkor. Se i Valar facevano montagne, Melkor le abbatteva. Se scavavano valli, Melkor le ripianava. E dai, Melkor, il Valar dell'accollo. Ce l'ho fatta anche stavolta. E con questo dualismo intrinseco fin dalla nascita, bene o male, il mondo fu creato. Ilúvatar arriva e tira fuori Light, creando Arda, gli elfi umani, non i nani ma gli hobbit. E Morgoth rompe il cazzo, Manwë dice: l'ora drizzo, il tempo passa, tutte cose Fëanor crea. I Silmarilli, guerre nel Beleriand, stragi, morti, prodigi, tutto partito con l'Orientale. E l'Ainulinda, l'esasimo, Ainulevata. Sono tutte corte, tranne una. Passiamo alla seconda storia. Il Valaquenta, la storia dei Valar. Potresti esserci arrivato, ma Quenta vuol dire storia. Sette sono i re dei Valar e sette sono le regine che scendono su Arda. Ve li elenco velocemente, perché tanto vi scordate fra 10 secondi. Ma piano piano vi ricorderete. I re sono Manwë, Ulmo, Aule, Urome, Mandos, Lórien, Tulkas, Dotto e Piso. Le regine sono Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana, Nessa. E se li unisci fa Vanessa. Come abbiamo accennato, Manwë e Melkor erano fratelli nella mente di Ilúvatar. E Melkor è pure più forte, ma Manwë è più caro a Eru. E te credo che Melkor se incazza, però. Manco siamo nati già i preferiti. No, mardicenze. Però guarda Manwë, che bello questo disegno sul muro che ha fatto. Ho capito, ma i pastelli non l'ho ancora creati, eh? È stato bravo. Non era il preferito, ma Manwë era destinato ad essere il re degli Ainur. Tutti, vi distruggo tutto, cazzo. Perché comprendeva meglio i disegni di Eru. Sì, una roba la Thor e Loki. Sì, Manwë, soprannominato Sulimo, signore del respiro di Arda. Ama tutti gli uccelli forti, soprattutto le aquile. Quando vedi un'aquila devi pensare a Manwë. La meglio regina dei Valar invece era Varda, la signora delle stelle, la più bella, con la luce di Ilúvatar che splende sempre sulla sua faccina. Conobbe Melkor proprio all'inizio, prima della musica degli Ainur, quando stavano a accordare gli strumenti, le voci, al sound check, e batteva i pezzi musicali. Fantastica, meravigliosa. E lo respinse e lui rosicò ancora di più. E te vabbè, ma questo è nato da 10 minuti e riceve solo sputi. Lei è proprio quella che gli elfi chiamano Elbereth, che amano più di tutti, perché gli elfi stanno impicciatissimi con le stelle. Per Elbereth! E insieme a Manwë abita Valinor, la terra degli dèi, che mo vedemo. E le loro aule stanno sopra le nevi eterne della montagna sacra. Taniquetil, Ulmo, è il signore dell'acqua, come detto. Ed è Singo, signore semidee, perché non ha una stabilità. È nomade, si muove per le acque sopra e sotto la terra. Secondo in potenza dopo Manwë e suo best friend, del signore dei venti, che ha portato
Il ventilatore! Lui amava sia gli elfi che gli uomini. E Corsenno de Voi è l'unico che attivamente cerca di mettere delle pezze. Manuegnavo! Aule è poco meno forte di Ulmo. Sto power level celestiale che stava a fare. È Ainur della Terra. Fabbro e maestro di tutti i mestieri. Lui ha creato le terre e le gemme all'interno. L'oro! L'ha fatti lui! Rapimolo, cazzo! E a malincuore sa di essere molto simile a Melkor. Nei pensieri e nei poteri. Perché entrambi volevano creare cose belle e nuove, ma Aule seguiva il volere di Eru. No, non è vero! Manuegnavo, Aule ipocrita! Andiamo avanti! La sposa di Aule è Yavanna, la dispensatrice di frutti. Yavanna fruttarola, in forma di donna, è alta e vestita di verde. Poi ci sono i due fratelli di spiriti, Mandos e Loriel, che tutti chiamano Mandos e Loriel, ma quelli sono i nomi delle terre dove dimorano. Mandos, la terra dei morti. Lorien, la terra della vita, possiamo dire. In realtà si chiamano Namo e Irmo. Esortazione. Namo Irmo! Namo, il maggiore, dimora a Mandos, ove convoca gli uccisi, nelle sue aule. Che non è il dio di prima, proprio le stanze. Gli uccisi elfi. Perché come vedremo, gli elfi non morono, ma vanno qua. Namo, da Namo, amori ammazzati. Gli umani non ce vanno. Tranne uno. Lui è il profeta. Ti pare che non ci stanno le profezie qua? Lui conosce tutte le cose che saranno, tranne ovviamente quelle celate nel pensiero di Eru. E là non conosci tutto, lo vedi? Lo vedi? È anche giudice dei Valar, ma si pronuncia solo quando vuole Manwë. Vabbè, ci dovrebbe essere una divisione dei poteri però, eh? La sua sposa è Vaire, la tessitrice di tutte cose che sono accadute nel tempo. Le cose Vaire ed eventuali, predette dal marito. E ci tappezza le aule di Mandos. Irmo è il minore ed è il signore delle visioni, dei sogni, dei trip. Come detto, dimora nei giardini di Lorien, i luoghi più belli mai creati. Infatti Lothlorien di Galadriel lo frebuta, ci si ispira. Poi c'è Este la Gentile, sua sposa, che guarisce le robine. E poi, regà, c'è Nienna, la piagnona. No, perché soffre per il dolore di Arda. Ogni volta che vedeva Melkor che spaccava qualcosa, questa montagna la sbrago e ci riempio quella valle. No, Melkor, no, E finita la musica degli Ainur, gli ebbe a male. E il suo canto divenne un lamento. Bazzica vicino le aule di Mandos per dar conforto ai morti. Ah, conforto? Senti una che te piagne vicino tutto il tempo? Meglio il destino degli umani. Poi vi è Tulkas, soprannominato Astaldo. Meglio Tulkas. Il valoroso, arrivato per ultimo durante la battaglia di Arda, quella di prima, è venuto solo per far botte. Dove sta Merco? Ama dilettarsi nelle prove di forza, con i suoi capelli e barba color oro. E le sue armi sono le sue mani. Sposato con Nessa, che pure lei è idiota, eh? Atletica e ballerina. Il fratello di Nessa è Orome, meno forte di Tulkas, ma più incazzato. Perché Tulkas è pacioccone. Iepia bene a Astaldo. Persino quando vide Melkor arrabbiatissimo. Tutto con questo, tutto! Rilassate, che domani ti svegli sotto gli alberi de Valinor. Joy boy. Orome invece c'aveva la hobby d'andare nei boschi a caccia di mostri, perché lui è il signore delle foreste e ama tanto 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 gli alberi. Abrecini. Nahar è il nome del suo cavallo bianco e Valaroma il nome del suo corno. Sentiamo il suono. Valaroma, Roma, Roma. Lui è sposato con Vana, la sempre giovane, la forever underage. Sorella minore degli Avanti. Al suo passaggio sbocciano i fiori, gli uccellini cantano, i grilli cricchiano e le principesse Disney abbozzano. Fine! Questi sono i Valar e le Valier scesi ad Arda. Più Melkor, che all'inizio era annoverato tra i 9 Valar più fighi, che poi sono diventati 8. Ma non c'è correlazione con la forza, non vuol dire niente il fatto che sia cattivo. Pure questo mi avete levato! Vi spacco tutto, vi spacco. I sommi di Arda, che so, Manwë e Varda. E vabbè, Ulmo, Yavanna, Aule, Mandos, Nienna e Orome. Ma come Tulkas è più forte in c'è? Vabbè, questi erano li meglio dei Valar e dei Maia. E chi so? Sempre Ainur.
ma più scrausi, il popolo dei Valar, i loro servitori, che fanno sempre comodo. Quanti so? Non si sa. I più famosi, quelli che si ricordano, so il mare, Ancella di Varda, e il fiume, Ancella di Ulmo, no, strozzato, Osse e Uinen, de Ulmo, Osse, colui che se taglia durante le tempeste, mentre la sua sposa Uinen viene sempre invocata dai marinai durante le suddette tempeste per fa sta bono tu marito. Va bene, lei era amatissima tra i numeroreani finché il mare è un problema, eh. Melkor lo odiava. Sì, però pure te, Melkor, calmate un attimo. No! Perché non riusciva a sottometterlo? Allora provò a irretire Osse per fargli piar posto de Ulmo. E scavarcalo, piate sta promozione se meglio te. E Osse ce casca. Ma Uinen lo fece sta bono. Va bene. Sì, ma sta pora maglia ci avrà diritto alla sua vita. Ma che deve stare sempre appresso ai casini del marito? Scusa Ulmo. Tranquillo, basta che non rifai. Ma ogni tanto Osse lo rifaceva. Uinen Eunwe, l'araldo di Manwe, fanno pure rima, che gli ammolla. Poi lo vedremo in azione. Era il più fico mai esistito con le armi. Poi c'è un'altra che impareremo a conoscere benissimo, Melian, servitrice di Vana ed Este, che curava gli alberi di Lorien, la giardiniera. E infine Olorin, di Mau anch'esso, ma stava a Lorien e andava a trovare Nienna, dalla quale apprese pietà e pazienza. Perché gliele insegnò? No, perché piagneva e lui non gli sbroccava. Lui era quello che si mimetizzava tra gli elfi e li consigliava bene, senza manco piassi i crediti. Pensa chi è? No, pensa, lo conosci? Ma forse lo conoscete meglio come Gandalf. Passando ai nemici di questa scacchiera arda politica che si sta creando prima dello storione, prima della prima era, prima del Quenta Silmarillion, primo fra tutti dei nemici, Melkor, colui che si eleva in possanza, Chit, in questa sua campagna per il trono di Manwë e dominare tutte cose, diventando bugiardo e ingannatore, riuscì a corrompere pure dei Maia, come i Valar Aucar, chiamati nella Terra di Mezzo Balrog. Ma soprattutto un altro Maia famosissimo, proprio lui, Sauron. E parliamo un po' di Sauron, che non te lo spiegano mai benissimo. Chi è? Cos'è? Uno stregone, chiamato anche Gortaur, il crudele, e prima della corruzione, Mairon, l'ammirabile. Ma sto nome non c'è nel Silmarillion, sarà nei racconti incompiuti. Musaci. Un Maia di Aule, infatti stregone, fabbro, una build quality, che però seguì le orme di un Ainur simile al suo, come abbiamo detto, ma più dritto per dritto. Si allea da subito al suo senpai Morgoth. Lui è il più forte servitore e braccio destro real di Melkor. Con lui finisce pure il Valaquenta! E praticamente la premessa del Silmarillion. Ma in teoria, già qui, c'è sta pure un altro, il primo vero! Chi? Come chi? Hai visto i video mia? Tom Bombadillo! Il primo a spawnare, e nessuno sa perché, tranne Tolkien. Iniziamo con la terza storia! Il Quenta Silmarillion! Dopo la cacciata di Melkor per opera di Tulkas, che mentre rideva o gonfiava, i Valar continuano a lavorare. Ma c'è un problema. Che problema? Se vede niente, serviva luce. E luce fu, grazie ad Aule, che fabbrica due grandi lumi, uno a nord, Iluin, e uno a sud, Ormal. Così i semi immaginati da Yavanna poppano e tutto cominciò a nascere. Yeah! Inizia la primavera di Arda e i Valar, proprio al centro tra un lume e un altro, ci fanno casa sull'isola di Almaren, nel grande mare. Tutti al mare! Tutti al mare! No, lago! Questa è la prima casa dei Valar, prima dei Valinor. Ma Melkor c'ha un sacco di difetti, ma c'ha pure delle cose da protagonista anime manga, perché non si arrende mai. E da nord l'oscuriscam di Melkor in bocca. Pure lui se costruisce una casa con Black Ombre e Balrog di lusso, Utumno, chiamata anche Udun. I Balrog, la fiamma di Udun, che significa inferno. La cattiveria usciva da essa, diffondendosi e guastando la primavera di Arda. L'erba appassiva e le bestie diventavano mostri.
Mi sa che è tornato Mercor. No, poverino, questo cagnolino era tanto carino, adesso un mostro. Ma prima che possano fare qualsiasi cosa i Valar, Melkor gli spacca i lumi! Buio un'altra volta! Il fuoco esce fuori da essi, i mari si sollevano, le terre si spaccano. Arda non fu mai più come i progetti iniziali. Melkor, mo' è proprio rotto i lumi. Ce l'ho fatta anche stavolta. Fine della primavera di Arda. I Valar si trasferiscono ad Aman, la terra più occidentale di tutte le terre, le cui rive, sempre occidentali, davano sul mare esterno, detto dagli elfi Ekkaia. Infatti quando si perdevano e sapevano dove stavano in mare aperto, che dicevano? Ekkaia. Fine! No, aspetta. Questo è il mare che circonda Arda e non si sa quanto è grande. Per chi si chiedesse cosa c'è intorno la terra di mezzo, cosa c'è? Un mare. Ora nasce Valinor, che è pure meglio della primavera nella terra di mezzo, perché qua tutto è immutabile, fermo, terribile, abitata da immortali. E qui fondano la loro città Valmar, dalle molte campane! Ora c'è un colle davanti alla città che si chiama Ezeollar. E la vispa Yavanna si mettea tra l'erbetta e cantando un pochettino fa sbucare tutto un giardino con due alberelli, gli alberi di Valinor. Uno maschio verde scuro con la parte sotto delle foglioline argentate. Un altro femmina verde chiaro, con i bordi delle foglioline d'oro luccicante. Telferion e altri 100 nomi. E Laurelin e altri 1000 nomi. Che se davano il cambio nello splendere e nel fiorire. Che teamwork! Capacità di lavorare sotto pressione. Organizzate mica dei webinar ogni 7 ore, mischiandosi nell'oretta di mezzo. Mentre si accendeva uno, si spegneva l'altro. Così si iniziò a calcolare il tempo. Così iniziano gli anni degli alberi. A Valinor, perché nella terra di mezzo è sempre buio. E i Valar non si sono scordati di qua terra e degli elfi primogeniti che stanno parivà ormai cesemo. Manwë stava sempre appizzato dal trono sul Taniquetil e si impicciava de Melkor nella terra di mezzo. E tra le tre stirpi di elfi che ci c'eranno fuori, i suoi preferiti saranno i Vanyar, quelli biondi. I Maravaniar, ricambiato da loro, che gli eleggevano i comunicati a nomi di tutti gli elfi. Ma non è vero, non è vero, parlate per voi. Cioè, che gli cantavano cose. Azzurro, il nostro Manwë è tutto azzurro e gli piace cantare. Questo infatti Manwë insegnò ai Vanyar, visto che è pure il patrono del canto e della poesia. Invece Aule preferirà i Noldor, i più abili tra gli elfi. Lui che è fabbro, falegname, elettricista. I primi che riescono a creare gemme. La terza stirpe, i Teleri, saranno i preferiti di Ulmo, perché loro sono il popolo elfico dei navigatori. Insomma, nessuno si è scordato di ste terre e di questi fantomatici elfi, simili agli Ainur, ma più bassi e meno potenti. Pensa a dirla un elfo. E a parte le preferenze singole, gli elfi saranno proprio i prediletti degli Ainur. Umani, scus, ma Eru va concesso doni strani, perché quando li creò, Ilúvatar, per un'era s'è stato zitto. E poi... ecco! Maronna Yavanna, ma così a caso te ne esci? Il mondo sarà la casa dei Quendi e degli Atani, con la supercazzola prematurata, imparentati ma diversissimi. Simili, ma no! I primi saranno più belli e caruccini, ma i secondi avranno il dono di plasmare la propria vita. Fuori dal flusso del destino, oltre la musica degli Ainur, e per questo peccheranno, sbanderanno, ma anche loro saranno fondamentali per la mia opera! Sì, ok. Ma Manwë se fidava tanto! Trovava gli umani troppo simili a Melkor. E non ti viene in mente che preferendo gli elfi fai come tuo padre con Melkor e te? E alimenti questa spirale di odio? Sì, ok, ma sono anche chiamati ospiti, dai! E si sa che gli ospiti dovrebbero tornare a casa loro! Manwë! Il destino degli elfi è quello di essere immortali e amare le cose belle, di portare il mondo al suo massimo potenziale! Fammi altre 5 foreste là, dai! 1, 2, 1, 2! E di essere inchiodati qua fino alla fine dei tempi! Non crepano mai!
a meno che non vengano uccisi o si struggano di dolore. Molto poetico. E anche se crepano, non crepano, vanno nelle aule de Mandos, te mando a Mandos, e poi, dopo un countdown, repoppano. Per poi cedere il passo. Come cedere il passo? Ai successivi, quando arriveranno, insegnandogli tutte cose. Ma il dono vero di Eru per gli umani è la morte! Tanti auguri a te! Grazie, ma vorrei cambiarlo. Ti offendi? C'è ancora lo scotreno? Ma che vuol di muoiono? E che ne so? Dove vai quando muori? A Mandos! Che invidia! I figli minori sono sempre trattati meglio! Pensa, morono! Ma gli umani rifiutarono il dono della morte! Così come di continuare a sostenere la Rowling! Perché Melkor ci ha gettato un'ombra sopra, confondendola con la tenebra. Per questo abbiamo paura di morire. E queste sono un po' de cosette preparatorie, de ste durazze create dai Ilúvatar, che ancora non sono arrivate però. Ma ce siamo quasi, eh? Finché non succede il fattaccio. Il fattaccio vero, a mio parere. Che non ce lo dicono! Nessuno ne parla. Perché così te botto senza senso. Ma proprio alcuno aule crea i nani! Ma come? Ma scusa, ma non poteva creare solo Ilúvatar? E chi ce prova come Melkor viene sputato da tutti? Sì, ma io non gliela faccio aspettare. Voglio qualcuno che mi fa compagnia. Ma questo è proprio gravissimo! Altro che butta giù due montagne! Stai frebutando l'idea del capo che t'aveva anticipato! Mo quando escono i sua penseranno che t'ha copiato! Ma come tutte le copie scarosette, i nani vengono fuori un po' così. Perché Aule non sapeva bene che forma avevano sti figli. Ma ci sei andato vicino, dai. Proprio bassetti, tozzi, va. E ben sapendo che stava a scravare, li fece de nascosto. Pura la moglie a tutti questi padri dei nani. 7. E il primo creato fu Durin. Forti e resistenti. Per ecce botta contro Melkor. Infatti, più di tutte le altre razze, i nani sopportano la fatica e la fame. Più velocemente di tutti stringono amicizia e con altrettanta facilità se incazzano. E Ilúvatar lo ciocca! Che stai a fa'? Niente, niente! Sto facendo dell'autoerotismo! Una sessione di onanismo! Pure tu! Fuoco e tu, Aule, dopo Melkor! E Aule manco c'ha la spina dorsale di difendere le sue creazioni! Perché che fa? Chiede: scus! Come lo creati li distruggo! E lo sta per fa, coi nani che si cagano! Vabbè, ormai l'hai fatti! Li adotto! Tanto già ci sta in giro pure Tom Bombadil! Ma come cazzo hai fatto entrare questo? Prepara le carte, ma lasciali qua, perché prima escono i mia. E che ci faccio? Mannali in coma, sotto i sassi. Buonanotte. E siccome Aule ha fatto tutto di nascosto, come detto, pure a Yavanna, i nani amano poco le fratte. Sfasciano la natura, non mi piacciono. Potevi creare i puffi. Ma cava, questo vale pure per i figli minori di Eru. Ma che sta a dire? Ma come? Non solo Melkor mi ha guastato tutte le cose, i fiorellini, ma pure questi mi abbatteranno gli alberi e mi calpesteranno le aiuole. Ma Eru è generoso e fa nascere una potenza a difesa del verde. Popolo oro, popo niente. Mentre Manwë c'ha le aquile. Quindi tutti c'hanno qualcuno, tranne Melkor. E Melkor deve sta buono. Tutti fanno come cazzo gli pare. Vabbè, a Valinor andava tutto beh. Ma nella terra di mezzo, dopo la caduta dei Lumini, tutto si fermò. Smise di crescere. Melkor s'acillava col Balrog autunno e manda Sauron ad Angband, un fortezzone non lontano dalle rive nord-occidentali. Che famo? Namo? Dimmi. No, dico, Namo nella terra de mezzo? E che i figli di Ilúvatar nasceranno camminando in the shadows? Sbatteranno i mignolini? Sì, perché così è scritto. La prima cosa che i primogeniti vedranno alla nascita saranno le stelle. E allora Varda ce se mise, attinse alla rugiada di Telperion e creò stelle luminosissimissimissimissimissimissimissimissime, più di quelle che c'erano prima. E proprio quando finì, i figli di Eru, eccoli lì! E urlarono: Ele! Che vuol dire? Guarda, stiamo ad Arda! Elda! Sì, ma te li fa capire! Da Elen! Vuol dire stella. Elrond, Elendil, Eldar, come il nome di questo popolo, il popolo delle stelle.
Ed ecco perché amano Varda, la regina delle stelle. Tanto, 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 tanto più di tutti. Per l'imprinting. Mamma, mamma. Gli elfi si svegliarono. A cui vienen? Do sta? Non c'è più sta terra. Perché in ste ere il mondo si è sfasciato e riformato, mo vedemo. Ed è qui che parte la prima era. Allo spawn degli elfi. Altri dicono che la prima era parta fra un po'. Comunque queste sono tutte cose prima della prima era. Loro sono i Quendi, che significa quelli che parlano con voce. Gli elfi si chiamano letteralmente la gente che chiacchiera. E te stupisci di quanti nomi danno le cose. Che il libro sia così lungo. Bella scusa, Tolkien. E infatti si chiamavano Eldar. Aspetta, piano piano qua, piano piano. E che fanno appena si svegliano? Beh, cantano. Noi siamo figli delle stelle, siamo sbucati, ma perché? Appena nati, gli elfi erano più alti e più forti di come sommo, ma non più belli, quello no. E cantando, cantando, Orome li ciocca. E che fanno gli elfi quando lo vedono? Pupu sotto. Perché prima d'Orome, Melkor gli aveva mandato contro spiritelli, che gli facevano buh, ah, e che ne faceva sparì pure qualcuno, dicendogli che se l'era presi Bangkok. No, il cacciatore. Lo vedi la macchina, la magia del fango contro Rome, per non dargli confidenza, per dividerli e timpani. Ed è proprio con quei primi elfi rapiti che Melkor autunno crea gli orchi. Nascono così. Ma che sfiga però. Cioè cazzo, gli elfi appena nati, belli, forti, immortali, c'hanno davanti tutta la vita sequestrati e corrotti. L'azione più odiosa contro Eru, il bestemmione massimo. Infatti pure gli orchi nel profondo ce l'avevano con Melkor per quello che gli aveva fatto. Nati dall'invidia per gli elfi. Sì, ma Aule non gli ha detto così. Pure io volevo i miei minion. E comunque pure gli orchi sono immortali allora. Ma non so se vanno a mando o so se vengono uccisi. Ma tecnicamente non muoiono di malattia o di vecchiaia. Sono elfi. I Valar si riuniscono nell'anello del destino. Sempre anelli. A sala riunioni meeting. È ora di liberare dall'ombra di Melkor i Quendi. E quando? Adesso! Melkor in futuro si ricorderà che gli hanno mosso guerra per amore degli elfi. Sti cazzo di elfi! I Valar arrivano nella parte nord-occidentale della Terra di Mezzo, facendo un macello! E la Terra si sfragna, cambia forma... Ma basta! Ma perché non possiamo usare il diacolo? Tutti i cattivi si ritirano dentro la fortezza di autunno, ma i Valar la scoperchiano! Melkor scappa! E Tulkas lo insegue, sconfiggendolo e acchiappandolo sta botta. E lo lega con una catena fatta da Aule himself. Tra un nano e l'altro. Angainor! Pure le catene c'hanno i nomi propri di persona. Chi riesce a sfuggire dalla furia dei Valar scappano i cunicoli, compreso Sauron. E Melkor viene portato legato, bendato e umiliato a Valinor. E davanti Manwë chiede... È un po' tardi, Melkor. Recluso nella fortezza di Mandos. Tre ergastoli. Tre ere argabbio. Mo che famo con gli elfi? Ulmo, l'unico serio, dice di lasciarli campà, senza tenerli sotto una campana di vetro, di Mithril. Ma gli altri Valar li volevano vicini vicini. Quanto sono caruccini, cucciolini. Poi è buio lì. Qualcuno pensi agli elfini. Famoli venì a vive qua a Valinor. Immigrazione accettatissima. L'inizio della fine. Si mandò per i motivi che pensate voi. E i Quendi, come risposero all'invito? Attacca de Varca Arterperion! Quelli menano! Ma perché due botti da nord? Non si fidano mai, ormai. E mandano tre ambasciatori a Valinor: Ingwe, Finwë ed Elwë. Questi sono i primi tre re elfici. Scissione del partito dei Quendi. Tutta la stirpe di Ingwe e parte delle altre due vanno a Valinor. E solo questi sono gli Eldar, gli alti elfi. Nome che gli dà Orome. Quelli che hanno accettato l'invito. Perché quelli che non accettarono, quelli che preferivano la notte stellata, furono chiamati gli avari. Ma perché? Ma stiamo bene qua. I riluttanti. Meglio? Insomma, così nascono le tre stirpi elfiche. Come tre sono gli elementi e tre sono i silmarili. Aria, acqua e terra fuoco. Nel mondo di Tolkien la terra e il suo fuoco nelle profondità sono legati. I fuochi dentro al cuore del mondo. Il popolo di Ingwe sono i famosi
famosi Vanyar, biondi e belli. Solo pochi umani hanno parlato con loro, quelli de Finwë so i Noldor, dai capelli neri. La terza stirpe so i Teleri, i più numerosi. Gli elfi che conosciamo noi so quasi tutti Teleri, con gli occhi grigi e pure i capelli, ma a volte anche neri. Sì, ma fammi capire, la divisione dei nobili elfi? Questi si sono divisi per capigliature. Il parrucchieru ha deciso le stirpi. E dopo sta facciolata di informazioni, ci fermiamo qua. Raga, stringete le cinture e allacciate le chiappe, perché ci aspettano tanti videini ancora, tanti personaggi che già conosciamo o no, ma che dovreste, tante storie molto belle. Dai dai, state a imparare nuove cose. Dai, mi perdonate per le due torri. Dai, poi lo faccio. Me sto a fanculo così. Apprezzate. Io non edito cantando come sti fagiani. Ci vediamo presto. Ciao.